Nicola Rullo, capitano del Pescara 2000, della Istel Pescara 2000, formazione che quest'oggi ha conquistato l'accesso nel salotto buono del campionato, le prime quattro per questa stagione, anche per questa stagione. Tu oggi eri assente, hai rimediato un infortunio, non in questa partita, uno stiramento che ovviamente ti auguriamo di recuperare quanto prima per poi rientrare nella fase finale appunto di questo campionato. Avete conquistato, possiamo dire, agevolmente la qualificazione. L'1-0 dell'andata con gol di Salvatore vi aveva comunque facilitato il compito. L'autogol, propiziato sempre da lui sul calcio piazzato, vi ha Ottimo acquisto. praticamente steso un tappeto rosso. Siete però magari consapevoli che da adesso in poi il livello Più si alzerà ancora dura, di più. sicuramente sì. Per dire che la partita è stata comunque difficile, anche se avvantaggiati, diciamo, della partita dell'andata, da tener conto comunque di una prestazione, diciamo, sottotono per i nostri standard, comunque perché eravamo praticamente in 15 fuori della rosa e niente, oggi abbiamo giocato, non diciamo con i rincalzi perché noi giochiamo sempre tutti, però diciamo non i titolarissimi. Comunque, ripeto, è stata comunque una gara difficile, è vero, spianata da un autogol. Comunque abbiamo stretto i denti e siamo arrivati alle fasi, diciamo, a superare lo scoglio, diciamo, la maledizione dei playoff per la Pescara 2000. Diciamo, il primo fato l'abbiamo sventato. Vediamo, oggi è anche venerdì 17, speriamo per la prossima, vediamo con chi ci scontriamo, non sappiamo i risultati delle altre. Comunque noi giochiamo sempre per divertirci, alla fine è sempre un piacere partecipare a questo campionato e stare in compagnia di ragazzi veramente bravi e seri. Il bomber Pezza è stato ospite diverse settimane fa, ottantesimo minuto. Alla fine lui ha concluso con questa battuta. Quest'anno abbiamo tutti i presupposti per toglierci tante soddisfazioni per vincere il titolo. Poi dopo però alla fine vince sempre CTV che tra l'altro all'andata dovrà giocare il ritorno con la Cornetta, all'andata ha sofferto tantissimo ma poi alla fine è riuscito a portare a casa il risultato. Diciamo che il tallone d'Achille, o meglio la scorsa stagione, così come le altre volte, magari avevate sempre un portiere affidabile, però nei momenti clou del campionato o c'è stato un piccolo errore che comunque è stato determinante oppure c'è stata proprio l'assenza del portiere e vi siete dovuti arrangiare in qualche modo. Oggi, nel momento topico della partita, Marco Cosimati, che Ho tra buttato i l'altro è un guanti. ex CTV, quindi Certo, magari lo buon sangue sappiamo. non Ancora la mente. maglia con il tricolore indossa, molto spesso anche durante le partite di campionato. A Marco, cioè, è inutile neanche starlo a elogiare perché, cioè, è un gatto. Perciò diciamo che è andato a completare, diciamo, come dicevi tu, forse una delle deficienze più grosse della nostra squadra. Speriamo di fargli arrivare ancora meno palloni, giusto, cioè lui giusto deve fare il minimo indispensabile per evitarci, diciamo, di crollare nel momento più caldo della partita. Poi basta, nominare anche gli altri da canonico, cioè, voglio dire, una famiglia che ci impegna, cioè, siamo tutti amici veramente e ci veniamo a divertire. Importante, penso che sia la cosa più importante per tutti e per lo spirito sportivo, perché all'over 40 non puoi fare, diciamo, sciocchezze, sia a livello fisico che a livello di qualsiasi altro tipo di problema, voglio dire. Complimenti per la doppia vittoria e in bocca al lupo per il recupero perché Rullo là dietro l'assenza pesa e come. Ma diciamo che no, più altri sono molto più importanti di me, diciamo che io riesco a sopperire, diciamo, la mia avanzata età, che 51 anni non sono pochi, con l'esperienza, perché sono tanti anni che gioco. Però voglio dire, altri mi hanno sostituito bene, anzi benissimo, perciò voglio dire, forse qualche bomber tipo Oscar, che oggi ha giocato gli ultimi 5 minuti perché è leggermente acciaccato, lo stesso Alessandro ha fatto sì gol su ribattuta, però c'è un dolorino alla coscia, altri chi per lavoro, chi per squalifica. Comunque, come ti dicevo prima, eravamo 15 in meno, oggi è stata veramente dura arrivare a 13-14 persone, cosa che non è mai accaduta alla Pescara 2000, sempre. Sia per la partita che per il terzo tempo siamo sempre stati, diciamo, full, tutti i posti occupati in panchina, anche qualcuno in piedi.